Presentiamo i tastieristi. Dunque, vabbè, noi abbiamo un gruppo molto più numeroso. Sì, certo. Adesso sì, una rappresentanza del gruppo, questo è Alberto Rocchetti e lei è Stefania Schiavone. Poi abbiamo anche altra. Eccoli, beh, prego. Abbiamo Luigi Schiavone, gruppo Sergio Barrocchi, Renato Meli. E ricordiamo anche Dino D'Autore. Poi non li abbiamo portati tutti perché siamo in 11 Carlo sulla Pennisi, scena, c'è Carlo Pennisi alle chitarre, Giancarlo Maurino al sassofono, bene. Luigi Fiore alla batteria. Ecco, io volevo ricordare qualche tappa, qualche tappa di questa vostra tournée che vi porterà il 10 a Genova, il 13 a Milano e poi il 18 gennaio a Firenze, il 15 a Firenze, poi a Bari, Napoli, Trento e Bologna. Mi ero chiesto all'inizio che cosa succede quando due cantanti come Mimmo Casciulli e Enrico Ruggeri si incontrano, si confondono in un playback. Confusi in un playback. Grazie. Consumano le scarpe da pallone dentro la polvere e più grandi si prendono il campo tutto per sé e li guardi andare via mentre fantastichi solo di te dalla linea laterale ma dal di qua e il cuore batte alla rinfusa che serietà nella fretta di portare pantaloni lunghi e personalità mentre il fascino di qualche ripetente e ci scombussola le idee e il futuro sembra lì ma non arriva mai e ognuno lascia un segno nelle persone più sensibili e il fiume cambia il legno mentre lo trasporta via. Quanti giorni e quante conclusioni e recriminazioni all'insaputa di chi dimentica che un niente in un'anima cosciente provoca i guai. E arrivano i discorsi però le conclusioni quasi più e ci iscrivono ai concorsi di tanto in tanto ci tiriamo su e le tensioni le scaraventiamo su canzoni che fingiamo di cantare confusi in un playback. E ognuno lascia un segno nelle persone più sensibili. Oh, e il fiume cambia il legno mentre lo trasporta via. Oh, quanti giorni e quante conclusioni e recriminazioni all'insaputa di chi dimentica che lascia un segno nelle persone più sensibili. Il fiume cambia il legno mentre lo trasporta via. Oh, quanti giorni e quante conclusioni e recriminazioni all'insaputa di chi dimentica che c'è un niente che
modifica il presente, ci confonde in un istante ed è playback, ci confonde in un istante ed è playback, ci confonde in un istante ed è bravo. Molto bella questa frase, credo che è arrivata nel cuore di tutti. Il mondo lascia un segno alle persone più sensibili. Nelle persone più sensibili. Una frase molto bella che Rico ha scritto, ha scritto tantissimo in questa canzone, però questa è particolarmente sentita e sensibile. Bene, Mimmo Locasciulli e Enrico Ruggeri, non due pop star, ma due uomini, una coppia, che soprattutto hanno un rapporto garbato con la musica, con i sentimenti, con la vita. Grazie. Grazie. Elisabetta Gardini.